Una New York ancora più blindata dopo la bomba a Manhattan accoglie i leader mondiali che da oggi prenderanno parte all'Assemblea Generale dell'ONU. La zona di Midtown, dove si trovano gli hotel che accoglieranno decine di capi di Stato e di Governo, è sorvegliata a uomo. Tema centrale della 71esima sessione dell'Assemblea, la migrazione e la necessità di elaborare una risposta internazionale ad una crisi senza precedenti. L'evento ONU prevede inoltre il vertice dei leader mondiali sui rifugiati, che sarà ospitato dal presidente degli Stati Uniti Barack Obama a margine dell'Assemblea Generale. Obiettivo di Obama: spingere gli altri paesi a seguire la leadership europea e americana nel dedicare maggiori risorse agli aiuti umanitari e alla protezione dei rifugiati. Dopo lo strappo con la Merkel e Hollande, il premier Matteo Renzi, dalle pagine del Corriere della Sera, torna a ribadire la sua insoddisfazione per i risultati del vertice europeo di Bratislava, insoddisfazione che rilancerà al vertice ONU. L'agenda del Presidente del Consiglio pone al centro due temi oggetto della sua battaglia: l'immigrazione e la crescita. Renzi è intenzionato a rilanciare la ricetta del Migration Compact, che non ha trovato spazio nelle conclusioni del vertice di Bratislava e potrebbe tornare a mettere in discussione l'accordo caro alla Merkel con la Turchia. Resta alta nel centro-sinistra la tensione sulla riforma costituzionale, soprattutto dopo l'uscita di Giuliano Pisapia dal fronte del no al referendum. Stefano Fassina lo attacca definendo preoccupanti sia la sua analisi della riforma oggetto del referendum, sia l'idea di politica espressa. Tra i leader Dem, invece, l'ex sindaco di Milano riceve apprezzamenti anche per la sua dichiarata preoccupazione per un centro-sinistra diviso. Mi sembra di assistere, tra persone che hanno la stessa storia e gli stessi valori, a una continua e disastrosa polemica con grande gioia della destra, osserva Pisapia. Quanto al merito del referendum, dice, comunque vada a finire, non è in gioco la democrazia. Il centrodestra si interroga sul da farsi dopo la kermesse organizzata da Stefano Parisi a Milano, che inizia a delineare i nuovi equilibri ai vertici della possibile coalizione che si oppone al governo Renzi. Le mosse di Parisi mettono in allerta anche il leader leghista Matteo Salvini. Chiunque voglia in futuro stare con la Lega deve chiarire che dopo la vittoria del no al referendum si va immediatamente a votare. Basta con i governi in marmellata, ha messo in chiaro il segretario del Carroccio. Proprio le elezioni sono al centro del dibattito alla Camera, in occasione dell'esame e del voto in calendario per mercoledì pomeriggio sulla mozione presentata da Sinistra Italiana, che boccia il nuovo sistema di voto approvato con la fiducia posta dal governo Renzi. La mozione di Sinistra Italiana sull'Italicum mette finalmente il Parlamento nelle condizioni di cambiare una brutta legge elettorale. Ora il Premier Renzi esca dall'ambiguità e dica in che direzione vuole cambiarla, altrimenti sono solo chiacchiere. Noi staremo a vedere il dibattito oggi, definiremo con tutto il centrodestra una posizione comune, perché in questo momento è molto più importante il referendum e dire che si parlerà di legge elettorale dopo il referendum. Si parlerà solo dopo il referendum, dopo la vittoria del no. Dopo la vittoria del no, necessariamente la legge elettorale andrà riscritta, perché questa schifezza voluta da Renzi dell'Italicum vale solo per una Camera, lo ricordo, per la Camera dei Deputati. Se prevarrà il no, occorrerà una legge elettorale per la Camera e per il Senato, che non potrà essere l'Italicum. Sono 12 tra rappresentanti dell'ILVA e della ditta dell'appalto per cui lavorava le persone indagate dalla Procura di Taranto per l'incidente nell'area esterna dello stabilimento dell'ILVA in cui ha perso la vita Giacomo Campo, 25enne, operaio della Steel Service. La magistratura tarantina ha avviato un'indagine per omicidio colposo, mentre l'azienda convoca a Roma i sindacati per il 21 settembre. Lo scopo è quello di discutere degli interventi di manutenzione e della sicurezza, un tema, quest'ultimo, che torna di grande attualità. Con la morte del giovane Giacomo Campo sono saliti a 7 i lavoratori deceduti in un incidente nell'acciaieria tarantina dal sequestro dell'area a caldo. Il ragazzo, rimasto schiacciato tra un nastro trasportatore e il rullo nell'area esterna dell'alto forno 4, avrebbe dovuto pulire l'area dalla polvere prodotta dalla dispersione del minerale. L'azienda ha sottolineato che il nastro trasportatore era privo di alimentazione elettrica ed erano stati adottati dispositivi di sicurezza. Secondo i sindacati, invece, si sarebbe verificato un problema al contrappeso che gestisce le fasi di tensione e allentamento. I commissari straordinari dell'ILVA hanno assicurato la massima collaborazione a tutte le autorità competenti affinché
siano chiarite quanto prima le cause dell'incidente e siano accertate tutte le responsabilità. Scettico sul fatto che qualcosa possa cambiare a Taranto è il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, per il quale il governatore emiliano e Renzi fanno parte di un partito che non ha le mani libere per cambiare le cose. CGIL, CISL e UIL hanno proclamato intanto uno sciopero di tutti i lavoratori delle imprese degli appalti pulizie civili e industriali dalle 5 di oggi fino alle 7 di martedì 20 settembre, giornata in cui, insieme ai cittadini, manifesteranno davanti alla prefettura. In questa splendida cornice della Cantina Antonelli lei ha dedicato una carezza alla fine. La sua poesia e la sua musica, cosa vuole esprimere? Sono sentimenti, sono appunti della mia vita, il mio taccuino sonoro. Prendo ispirazioni dalla natura, prendo ispirazioni dalle emozioni che la vita ci propina. Questo è un po' lo spirito con cui io mi esprimo con il pianoforte. Lei ha detto che 5 anni fa, con Contrario, questo abbinamento tra musica e vino ha portato fortuna a entrambi. Perché? Beh, per me è stato un album significativo per i dati di vendita. E, tra l'altro, fu prodotto da Marco Poggioni, uno dei più grandi discografici e produttori che ci sono in Italia, e anche per la Cantina Antonelli, visto il numero di bottiglie che vende all'anno, credo che sia stata una buona opportunità. Abbiamo visto che lei si esibisce scalzo, perché? Allora, con la musica cerco di creare delle sonorità, di colorare. Ok, e per riuscire a ottenere certi suoni si utilizzano i pedali in un certo modo, e per avere proprio la massima sensibilità sono scalzo, non è un vezzo. Batte risposta tra Renzi e Smuraglia sulle riforme. Per il presidente dell'ANPI, la riforma del governo ha stravolto lo spirito della Costituzione. Secondo noi sarebbe un danno per il Paese se passasse questa riforma, e dunque ci battiamo perché non passi. Non abbiamo altro obiettivo che difendere dalla Costituzione, da quello che noi riteniamo uno stravolgimento. Non ci riguarda, non dico non ci interessa, ma nemmeno ci riguarda la questione del governo e del Presidente del Consiglio. Il nostro statuto, ha detto Smuraglia, dice che tra gli obiettivi c'è quello di difendere e chiedere l'attuazione della Costituzione nello spirito con cui la votarono i costituenti. La riforma bisogna guardarla dentro. C'è un Senato svirilizzato con pochi componenti che sono non elettivi ed eletti non si sa come, e non si capiscono le modalità con cui potrà svolgere le sue funzioni di difesa della Costituzione. Si può votare sì, si può votare no. Ma dire che è in gioco la democrazia è una presa in giro nei confronti degli italiani. Ricordando a più riprese la riduzione del numero dei parlamentari, ovvero quella che sarà la punta di lancia della campagna elettorale dei prossimi 2 mesi. Secondo il Premier, il dibattito è andato molto bene perché è la dimostrazione che possiamo dialogare e discutere pacatamente. Sarà il Consiglio dei Ministri del 26 settembre a stabilire la data del referendum, che approssimativamente dovrebbe tenersi il 27 novembre.
Renzi è tornato a parlare anche della sua dichiarazione dei mesi scorsi, quella secondo la quale avrebbe lasciato la politica in caso di vittoria del no. Pensavo, ha detto, che quella frase fosse un atto di responsabilità. In estate tutto il PD mi ha detto di non parlarne più perché l'argomento stava oscurando il dibattito referendario. Quello che sia giusto fare lo tengo per me, ma dico che questa riforma può rendere l'Italia più agile. Tolto dal campo anche il tema dell'Italicum. Chi ha paura del ballottaggio ha paura degli elettori, ha detto Renzi. Virginia Raggi è ancora alle prese con la ricerca del nuovo assessore al bilancio e del nuovo capo di gabinetto, ma il clima a Palazzo Senatorio continua a risentire degli scontri interni al Movimento 5 Stelle. A rilanciare lo scontro è la deputata pentastellata Roberta Lombardi, che chiede alla sindaca di pubblicare i pareri dell'anticorruzione sulle nomine di Raffaele Marra, prima vice capo di gabinetto, ora capo del personale capitolino, e quella di Salvatore Romeo a capo della segreteria. Qualcuno si è autodefinito lo spermatozoo che ha fecondato il Movimento. Io penso che la definizione esatta sia il virus che ha infettato il Movimento. Ora sta a noi dimostrare di avere gli anticorpi, scrive su Facebook. A sostenere la posizione dell'ex componente del mini direttorio romano è Carla Ruocco, membro del direttorio nazionale del Movimento 5 Stelle, che rilancia il post della Lombardi. Abbiamo gli anticorpi per respingere i virus che hanno infettato il Movimento. Non sono contento di Marra e probabilmente non lo era neanche Grillo, sottolinea Danilo Toninelli. Al posto della deputata non replicano né Luigi Di Maio né Alessandro Di Battista, mentre resta in silenzio Roberto Fico, che tuttavia solo ieri invitava a non fermare a metà la rivoluzione a 5 Stelle. Dichiarazioni che scatenano la reazione di Beppe Grillo, che difende a spada tratta la Raggi e attraverso il post pubblicato sul suo blog mette in guardia chi intende attaccare la prima cittadina della capitale. Virginia Raggi è il sindaco di Roma e ha tutta la mia fiducia. Tutto il Movimento 5 Stelle la sostiene affinché vada avanti e porti a compimento il programma per cui è stata votata dai romani. Punto. Continuano le azioni in contrasto al progetto di discarica in zona Lagogna ad Aprilia. L'ultimo atto è quello del consigliere PD Vincenzo Giovannini, il quale ha ottenuto un confronto con l'assessore regionale all'ambiente e ai rifiuti Massimo Buschini. Nel presentare il nuovo piano provinciale dei rifiuti, il consigliere apriliano ha avuto modo di esporre tutte le criticità e i fattori escludenti per i quali sarebbe da scongiurare l'ipotesi di realizzazione della discarica. Ci sono buone possibilità di bloccare l'iter, ha dichiarato Giovannini in seguito al colloquio in regione, apprezzando la disponibilità di Buschini, il quale non si è comunque sbilanciato sulla decisione che nel prossimo futuro la Regione Lazio andrà a prendere. Proseguono nel frattempo anche le altre osservazioni contrarie alla discarica. Oltre alle mosse della politica, anche il Consorzio Lagogna ed il Comitato di Quartiere hanno presentato documenti utili alla possibilità di fermare il progetto della Paguro. Come ha affermato il presidente Silvano De Paulis, una prospettiva che stride con la volontà del consorzio di modernizzare la borgata, apportando nuovi danni al territorio e rischi per i cittadini, conteggiati in oltre 2000 unità nelle zone direttamente contigue all'area che dovrebbe ospitare l'impianto. La città di Pomezia ha stilato un primo bilancio riguardante la gestione dei rifiuti. Dal 20 giugno scorso, infatti, tutta la città è stata raggiunta dal servizio di raccolta porta a porta. Siamo molto soddisfatti, ha dichiarato l'assessore Lorenzo Svizzera. Ad agosto 2016 la percentuale di rifiuti differenziati si è attestata al 58%. Un risultato ottimo se pensiamo che nello stesso mese del 2015 la percentuale era al 22% e a maggio 2013 al 14%. In soli 3 anni i rifiuti non riciclabili in città si sono ridotti del 50%. I dati comunicati dall'amministrazione pometina fanno riferimento alla quantità di rifiuti differenziati conferiti negli ultimi 3 anni. Uno storico che traccia un bilancio positivo: il materiale non riciclabile nel 2013 ammontava a circa 2.600 tonnellate. Nel 2016 è sceso invece a circa 1.300 tonnellate. Sono aumentati invece i rifiuti differenziati: l'organico è quadruplicato negli ultimi 3 anni, dalle 136 tonnellate del 2013 si è passati a circa 700 tonnellate nell'anno corrente. In crescita anche la differenziazione di carta: dalle 80 tonnellate del 2013 si è passati alle 218 tonnellate nel 2016. Stesso discorso per la plastica e il vetro, che rispettivamente sono passati dalle 68 e 89 tonnellate conferite nel 2013 alle circa 194 tonnellate ad agosto 2016. Pomezia oggi è una città all'avanguardia nella gestione del ciclo dei rifiuti, ha dichiarato il sindaco Fabio Fucci, dove all'estensione del porta a porta in tutto il territorio comunale si accompagnano una serie di iniziative di successo che ci consentono di differenziare di più e di risparmiare. A tutto vantaggio
monitoraggio dell'ambiente dei cittadini, 8 macchine mangia rifiuti, 3 ecostazioni sul litorale, 3 case dell'acqua, videosorveglianza e controlli contro l'abbandono dei rifiuti. Gli ecocompattatori raccolgono circa 2,3 tonnellate di plastica al mese, le case dell'acqua erogano circa 3.200 litri al giorno, per un risparmio giornaliero sul consumo di contenitori in plastica che si aggira tra gli 80 e i 90 kg. Stiamo monitorando costantemente tutti i servizi attivati, ha aggiunto Fucci, e stiamo controllando e sanzionando chi non rispetta le regole, anche grazie al servizio di videosorveglianza attivo in città. Da gennaio 2016 la polizia locale ha disposto sanzioni per 60.000 euro, 125 verbali, a singoli e condomini che, dopo diversi avvertimenti, non hanno rispettato tempi e modalità del porta a porta, e sanzioni per 12.000 euro per abbandono di rifiuti. Continueremo a vigilare per procedere sempre meglio nel percorso virtuoso di gestione dei rifiuti.